Installata nel 2004, mai entrata realmente in funzione per motivi tecnici, ha finalmente trovato luce ieri pomeriggio nella galleria del Palazzo di Giustizia di Pescara la straordinaria opera di Michelangelo Pistoletto, l'universo speculare. All'evento ha potuto prendere parte solo a distanza il maestro dalla sua città dell'arte di Biella. Il lavoro è intitolato Universo Speculare. È un rapporto tra lo specchio, che è la base di tutto il mio lavoro. Lo specchio riflette nell'opera d'arte l'esistente, nella fenomenologia del tempo e dello spazio, così come l'esistente è. Non è più un quadro statico in cui noi abbiamo la bidimensionalità dei due lati, altezza e larghezza, ma qui c'è la quarta dimensione, c'è il tempo che passa dentro al quadro, nella dinamica di un presente che continua sempre a cambiare. Simmetria ed armonia dunque, proprio ciò che dovrebbe regnare in un luogo importante come quello del Palazzo di Giustizia. Il presidente del Tribunale, Mariano Angelo Bozza. Armonia pura, e quindi sta qui a disposizione di tutti, chiunque potrà venirla a vedere. Nelle ore di apertura purtroppo del Tribunale, io spero che un giorno questa diventi veramente un'agorà aperta a tutti, senza le limitazioni purtroppo dettate dalla sicurezza. E all'interno del Palazzo di Giustizia di Pescara, quello dell'universo speculare di Pistoletto non è l'unica opera d'arte presente. C'è anche il mosaico di Cucchi nella Sala Alessandrini e la Fontana di Spalletti, che presto sarà ristrutturata, come annuncia il sindaco Carlo Masci. Stiamo lavorando per rigenerare anche la Fontana di Spalletti, che è un'altra grandiosa opera d'arte che purtroppo ha subito delle vicissitudini che la portano a essere trascurata, ma sicuramente in tempi brevi, perché proprio oggi ho firmato la delibera per l'Art Bonus insieme al Presidente del Tribunale, insieme a dei mecenati, insieme alla Regione, stiamo cercando di risanarla in modo tale da riportarla di nuovo alla vista dei pescaresi per quella che è stata e per come voleva il maestro Spalletti. Tre opere meravigliose che sono nella nostra città, io invito tutti a visitarle, ancor di più oggi che la luce di Pistoletto ritrova la sua lucentezza vera.